La tua migliore amica ha litigato col suo ragazzo e tu, da bravo migliore amico, te la coccoli tutta la sera senza chiedere niente in cambio. Ti sciroppi perfino Twilight guardandolo come se te ne fregasse qualcosa. Poi però ti accorgi che il profumo dei suoi capelli ti piace forse un po' troppo, che la tua mano la sta carezzando con desideri che non vuoi confessare. Ed è allora che ti viene questa strana idea e capisci che non vuoi fare altro che baciarla. Che ne dici? Ma ti sembra il caso? Quella che avete appena visto è la scena 1 di Amori e Disamori, un cortometraggio che parla evidentemente delle disavventure tragico-amorose e anche un po' comiche di un ragazzo il quale si scopre, capisce da un momento all'altro, di essere follemente innamorato della sua migliore amica. È un cortometraggio che però abbiamo girato solo a metà. Questo perché? Perché avevamo fatto un piano di produzione, diciamo, un po' troppo ottimista. E quindi quello che pensavamo di poter girare e poter completare quindi nell'arco di 3 giorni, in realtà ne richiedeva il doppio del tempo, 6 giorni. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che volendo fare una cosa fatta per bene, quindi un cortometraggio da mandare nei festival, quindi con attrezzature buone, perché io sono un professionista e lavoro gratis, faccio il videomaker di professione, abbiamo un direttore della fotografia, abbiamo un fonico, però poi ci servono delle attrezzature particolari che vanno noleggiate e che hanno un costo. Fate conto che i primi 3 giorni di riprese di Amori e Disamori ci è costato circa 1.000 euro al giorno. Questo vuol dire che se ci mancano 3 giorni di lavorazione, si fa presto a fare il conto, mancano ancora 3.000 euro. E qui viene in campo Eppela. Eppela è un sito di crowdfunding nel quale si possono fare delle donazioni per dei progetti. E si sta parlando quindi di piccole donazioni. Sono molte persone che mettono pochi soldi. Chi vorrà donare qualcosa per arrivare a questi 3.000 euro per completare il progetto riceverà in cambio delle ricompense. Se andate sul sito c'è tutta la lista delle ricompense, si va da quella minima che è magari avere il ringraziamento nei titoli di coda del cortometraggio fino ad avere le foto di scena, ad avere la sceneggiatura con la firma degli attori, tutta una serie di ricompense che potete trovare sul sito. Quindi se vi piace l'idea del cortometraggio e volete aiutarci a completarlo, andate sul sito di Eppela, potete fare una donazione e soprattutto condividete il video il più possibile sulla pagina Facebook o su qualsiasi altro social network, in maniera che più persone lo vedono, più è possibile che raggiungiamo in fretta il budget e quindi ricominciamo le riprese. Grazie a tutti e ciao!